Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come risolvere gli errori sulla webcam. Quindi in questi tre passaggi che ti spiegherò oggi su come risolvere questo errore riguardo a che non riesci a trovare la webcam oppure ha problemi di flash. Come puoi vedere, questi tipi di flash appena mi muovo va a scatti perché il cavo non è collegato perfettamente alla porta USB, oppure la porta USB della scheda madre è difettosa e non funziona. Quindi ho provato a risolvere andando su impostazioni, risoluzioni, problemi. Quindi questo sarà il primo passaggio, ragazzi. Quindi prima di cominciare questo tutorial ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Se hai bisogno, commenta. Andiamo su impostazioni, risoluzioni, problemi. Andiamo su altri strumenti di risoluzione dei problemi. Scendiamo fino a giù, fino a trovare videocamera, esegui. Ho provato anche a fare cioè, questo qua mi fa la richiesta di supporto, mi fa delle domande e io devo rispondere se ho risolto oppure no. Quindi questo è veramente molto comodo. Quale hai collegato al tuo dispositivo? Io ho messo esterno. Qui potete anche mettere incorporato se avete una webcam su un portatile e mettete incorporato. Se non funziona questo, possiamo anche fare di nuovo da capo. Facciamo esterno. Ok, esterno. Se si tratta di una fotocamera USB 3, ovviamente una buona webcam collegata a una porta USB difettosa, oppure vecchia, oppure non aggiornata, può avere problemi, come avete visto, i flash, scatti, oppure che non è proprio collegata a niente, cioè proprio a niente proprio, una porta USB che non funziona, non va proprio. Quindi io direi di mettere no, perché non mi funziona. Se in questo caso, se su gestione dispositivi c'è la nostra webcam, gestione dispositivi, andiamo su fotocamere, come puoi vedere c'è la webcam, io vedo la mia webcam, faccio su aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e cerca driver aggiornati in Windows Update. Se devo fare qualche aggiornamento, faccio anche verifica disponibilità aggiornamenti e vedo se devo fare qualche aggiornamento. Se in questo caso non funziona, facciamo su disabilita dispositivo, riabilita così il tuo dispositivo, vado di nuovo su fotocamera. La fotocamera funziona, ma ha sempre questi problemi di flash perché io l'ho collegata, tanto per farti capire, io l'ho collegata a una porta USB difettosa. Se io adesso provo a collegarlo a una porta USB che funziona perfettamente, questi flash spariscono. Mo' ti faccio vedere. Ok. Come puoi vedere, io ho collegato la webcam a una porta USB che funziona benissimo e questi flash sono spariti. La webcam funziona perfettamente. Ti ho fatto capire che se colleghi una webcam a una porta USB difettosa, possono succedere questi flash, oppure non, cioè non viene individuata dal sistema la webcam, quindi potrebbe uscirti questo errore. Che la webcam non è stata trovata. Quindi io chiudo qua. Quindi andiamo su sistema, editor del registro di sistema. Eccolo qua. Andiamo su HKey Local Machine. Andiamo su software. Software, scendiamo fino a giù fino a trovare Microsoft, scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella Windows Media Foundation, dovreste averla questa cartella. Prendiamo
poi c'è la cartella platform, cliccate su platform, tasto destro su questo registro, valore di word 32 bit, in descrizione vi ho lasciato questo comando da inserire su Regedit, ctrl v, eccolo qua, faccio invio, clicco sul sistema modifica, lasciate così com'è e fate ok e chiudete tutto e riavviate il vostro sistema. Quindi se collegate la vostra webcam a una porta USB difettosa potrebbe uscirvi questo errore, se collegate questa webcam a una porta difettosa e funziona arriveranno quei flash, se invece collegate questa webcam a una buona porta USB e su gestione dispositivi la fotocamera c'è, significa che funziona la webcam, funziona perfettamente senza problemi e potete aggiornarla direttamente su gestione dispositivi, aggiorna driver, quindi cerca automaticamente driver come ho fatto vedere prima, quindi vai su cerca automaticamente driver, ti porterà su Windows Update. Quindi ricapitoliamo, il primo passaggio era riguardo ai risoluzione dei problemi, quindi grazie anche alla richiesta di supporto del nostro sistema per farci capire meglio qual era l'errore e risolvendo anche su gestione dispositivi. Il secondo passaggio era riguardo al cavo, come avete visto a me facevano quei flash oppure la webcam non andava proprio, bastava direttamente collegare bene il cavo USB a una porta che funzionava perfettamente. Quindi non collegate webcam a certe porte USB difettose che non funzionano e che non sono neanche aggiornate. Al terzo passaggio invece era Regedit, quindi eseguire quei comandi sul registro del sistema. Se avete bisogno di altro commentate ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!